Giona, che succede al mercoledì delle ceneri. E mercoledì della conversione, che dobbiamo noi tenere in grande considerazione, perché il Signore, come chiamò i Leviti, chiama anche noi. Noi abbiamo per scontato che siamo del Signore, quando poi in realtà nel nostro cuore non c'è soltanto il Signore, ma c'è posto per tutti. Una conversione sincera al Signore significa il taglio completo con il peccato, con le radici del peccato. La conversione sincera a Dio comporta la conversione al fratello, non più invidia, non gelosia, non contrasto, non contesa, e soprattutto sincerità di cuore, aperture di cuore, amore vicendevole, senza gelosia e senza ipocrisia. E tutto questo non è scontato per noi. Anzi, possiamo dire che non c'è una vera conversione a Dio, una vera conversione al prossimo. Ancora non l'abbiamo realizzata. Il Signore da tanto tempo predica. Noi ci convertiamo così, la nostra conversione, come dice il profeta Osea, è come la nube del mattino che svanisce presto, appena sorge il sole. Si credeva che quella nube dovesse portare pioggia abbondante nel tempo della siccità, invece appena sorge il sole, la nube si dilegua e la pioggia aspettata non viene. Questo dice il profeta. La vostra conversione, il vostro ritorno a me è come la nube del mattino. Tante volte abbiamo le apparenze, gli inizi, diciamo, tutto fa sembrare una cosa già fatta, la nostra conversione, perché c'è la nuvola. La nube che annunzia la pioggia, che contiene un po' la rugiada, ma non è la nube che dà la pioggia, che scende sulla terra arida, fa versare acqua in abbondanza, per cui la terra può di nuovo germogliare e dare frutto. E allora questa sera il Signore si chiama a una vera conversione. In questo mercoledì di Giona noi faremo la liturgia penitenziale il prossimo mercoledì, però fin da questo mercoledì noi possiamo cominciare a fare liturgia penitenziale. Potremmo anche farla ogni mercoledì, dare un tono penitenziale alle nostre preghiere, che non necessariamente debbono essere privi di gioia, perché la vera conversione è soffusa di gioia, la gioia di lasciare il peccato, di svincolarci dal peccato, la gioia di riconoscerci fratelli e di amarci come fratelli, la gioia di vedere Dio venire incontro a noi. Questa sera con un rito accorciato, perché vogliamo lasciare libero chiunque voglia andare in cattedrale, noi premettiamo una breve preghiera che tenga conto del clima liturgico e poi diamo luogo alla Santa Messa. Sì, Signore, tu ci chiami a gioire,
a lodarti e benedirti. Ed è questo il nostro compito, perché coincide con la nostra vocazione umana e cristiana. Però, Signore, noi vogliamo lodarti, benedirti, con un cuore sincero, con un cuore convertito, con un cuore proteso verso di te. Vogliamo essere nella verità orientati a te, nella verità orientati ai nostri fratelli. Non vogliamo mantenere dentro il nostro cuore nessuna ombra che offenda la tua presenza. Vogliamo fare la verità con i nostri fratelli. Vogliamo essere aperti a tutti, dare posto a tutti nei nostri cuori e bandire da noi l'inganno, la menzogna, il riservo, ossia quella dissimulazione che uccide, per cui il fratello non è sicuro del fratello. Vogliamo essere aperti gli uni agli altri, come tu ci hai comandato. O Signore, questa sera vogliamo chiedere a te la vera conversione, per poter cantare nella libertà dei figli di Dio, per poter gioire come figli davanti al Padre, membri di un'unica famiglia che si ama nel tuo nome. Lode e gloria a te, Signore. Cambiate vita, perché siano cancellati i vostri peccati e così possiate piangere e giungere i tempi della consolazione da parte del Signore, ed egli mandi quello che vi aveva destinato come Messia, cioè Gesù. Signore, è il discorso che viene tenuto da Pietro alla folla, al popolo: pentitevi e ritornate a Dio, cambiate vita. Signore, questo grido tu lo ripeti questa sera a noi: pentitevi e cambiate vita. E che questo popolo è duro a convertirsi, come tu dici. Vi abbiamo suonato il flauto, non avete ballato. Vi abbiamo suonato il lamento e non avete pianto. Signore, ti chiediamo di essere sensibili alla tua parola e renderci un cuore nuovo, non un cuore di pietra. La tua parola, quando non viene ricevuta, ci indurisce il cuore e noi non siamo più capaci né di piangere né di gioire, cioè non abbiamo più le lacrime né del dolore né della gioia. Ti chiediamo questa sera, Signore, la compunzione del cuore, perché possiamo sentire la tua parola e possiamo venire a te cambiando vita. Cambia il nostro cuore, Signore. Noi non ci riusciamo a cambiarci, ma tu puoi cambiare il cuore, ed è quello che noi ti chiediamo, Signore. Finché non cambia il nostro cuore, noi saremo al punto di prima. Noi non ci potremo convertire. La conversione è il dono tuo. Non possiamo da noi convertirci se tu non ci dai la conversione. Prima di essere un fatto nostro
è un fatto tuo. E ti chiediamo questa sera, Signore, di fare la nostra conversione, di pungere il nostro cuore, in modo che noi possiamo cambiare direzione, cambiare sentimenti, fare sul serio verso di te e verso gli altri. Signore, fa che cambiamo situazione, posizione nei confronti di te, nei confronti dei fratelli, simultaneamente, perché non possiamo cambiare posizione con te senza cambiarlo contemporaneamente, sincronicamente con il nostro fratello. Apri il nostro cuore, Signore, e convertici, oh Signore. Lode e gloria a te, Signore. Mana yori ni anu kamaya era no yanu mala yore no yari ni anu kemelere di nan shoke di mastaka di mate kerenti la to yona ma amurani magali agani anikala yera manshimo diana komo rondinua e muari ni mona yuna gaya ni namo namura rakire ya mirara yi ke maru kami ta shanga monti ke merendi namaya roni matoyo nati naki madin kererenti komanti anake merenti toti naruna yuna Yama shironi anuka monti aromina yo naru naru. Naru maru nariano konti anuka dumari nako. Arune mani anunti roranki motashi manti kestere. Nikarayenu mayu roreno. Ecco, ritornate a me, dice il Signore, ed io tornerò a voi. Prendetevi per mano e ditevi l'un l'altro: venite, saliamo al monte del Signore, venite, andiamo al Signore, perché Egli è buono e ci perdonerà. Ecco, il Signore ci invita a tenerci per mano gli uni gli altri, e ad esorciarsi gli uni gli altri, ad andare al Signore. Sì, saliamo al monte del Signore, Egli ci invita, andiamo tutti insieme, come fratelli, andiamo tutti insieme al Signore, saliamo il suo santo monte, ed egli mostrerà il suo volto benigno verso di noi quando vedere che noi volgiamo lo sguardo benigno verso il fratello. Su, diamoci la mano e andiamo tutti incontro al Signore, egli non ci respingerà. Ecco, in questo momento diamo inizio alla liturgia. Siamo già entrati nell'atto penitenziale. Ancora una volta chiediamo perdono al Signore dei nostri peccati. Spremiamo dal nostro cuore gocce di lacrime perché il Signore veda dentro il nostro cuore e veda se veramente noi siamo disposti a seguire Lui. Signore, noi ti mettiamo davanti i nostri peccati, i peccati personali, i peccati familiari, i peccati del gruppo, i peccati del popolo, e chiediamo la tua clemenza, la tua misericordia su di noi,
perché abbiamo peccato, ma tu ci chiami a penitenza, conversione, come chiamasti in Ninivite, fa che noi ci convertiamo sinceramente e uniti, iniziamo questo cammino quaresimale per andare così gioiosi incontro a te nella Santa Pasqua. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. Guarda, o Padre, il popolo a te consacrato e fa che, mortificando il corpo con l'astinenza, si rinnovi nello spirito con il frutto delle buone opere. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. In quel tempo fu rivolta a Giona la parola del Signore: alzati, va a Ninive, la grande città, e annunzia loro quanto ti dirò. Giona si alzò e andò a Ninive secondo la parola del Signore. Ninive era una città molto grande, di 3 giornate di cammino. Giona cominciò a percorrere la città per un giorno di cammino e predicava: ancora 40 giorni e Ninive sarà distrutta. I cittadini di Ninive credettero a Dio e bandirono un digiuno. Vestirono il sacco, dal più grande al più piccolo. Giunta la notizia fino al re di Ninive, egli si alzò dal trono, si tosse il manto, si coprì di sacco e si mise a sedere sulla cenere. Per ordine del re e dei suoi grandi fu poi proclamato in Ninive questo decreto: uomini e animali, grandi e piccoli, non gustino nulla, non pascolino, non bevano acqua. Uomini e bestie, si coprano di sacco e si invochi Dio con tutte le forze. Ognuno si converta dalla sua condotta malvagia e dalla violenza che è nelle sue mani. Chissà che Dio non cambi, si impietosisca, deponga il suo ardente sdegno, sì che noi non moriamo. Dio vide le loro opere, che cioè si erano convertiti dalla loro condotta malvagia, e Dio si impietosì riguardo al male che aveva minacciato di fare loro e non lo fece. Parola di Dio. Ritornate a me con tutto il vostro cuore, dice il Signore, perché io sono buono e misericordioso. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, mentre le folle si accalcavano, Gesù cominciò a dire: questa generazione è una generazione malvagia. Essa cerca un segno, ma non le sarà dato nessun segno, fuorché il segno di Giona. Poiché come Giona fu un segno per quelli di Ninive, così anche il figlio dell'uomo lo sarà per questa generazione. La regina del sud sorgerà nel giudizio insieme con gli uomini di questa generazione e li condannerà, perché essa venne dalle estremità della terra per ascoltare la sapienza di Solomone. Ed ecco, ben più di Solomone c'è qui. Quelli di Ninive sorgeranno nel giudizio insieme con questa generazione e la condanneranno, perché essi alla predicazione di Giona si convertirono, ed ecco ben più di Giona c'è qui. Parola del Signore.
ci sentiamo al sicuro perché abbiamo Gesù in mezzo a noi, perché abbiamo la parola di Dio, perché abbiamo i sacramenti, l'Eucaristia, abbiamo la penitenza, abbiamo la Chiesa Nostra Madre, abbiamo tanti e tanti mezzi di salvezza, ci sentiamo privilegiati, ci sentiamo al sicuro, quasi che sia scontato che per noi la salvezza è sicura, non c'è nessun dubbio. E compiangiamo gli altri che non hanno avuto questa sorte, però Dio è giusto e nel giorno del giudizio si vedranno cose nuove. Sapete, io temo il giorno del giudizio, temo tutti gli affamati della terra, quelli che sono morti di fame e verranno a condannare noi di questa generazione che abbiamo mangiato, bevuto, che abbiamo scialacquato, che abbiamo prodotto e consumato, che abbiamo così dato luogo all'ingordigia, abbiamo avuto tanti e tanti beni, ci siamo saziati. Verranno allora gli affamati del mondo, verranno i bambini morti di fame, gli uomini emaciati, le donne scheletrise, che verranno a chiedere giustizia a Dio. Come compariremo noi davanti al Signore, davanti a tutta questa gente che ci accusa, che essa è morta di fame, di penuria, mentre noi siamo morti forse di ingordigia? E così potrebbe farsi l'elenco di quelli i quali nel giorno di giudizio potranno accusarci davanti a Dio, per cui il giorno del giudizio sarà tremendo. Diceva Gesù: o Cafarno, Cafarno, tu ti credi che la scamperai nel giorno del giudizio? No, perché se in Ninive e Sidone fossero stati operati i miracoli che sono stati operati in te, a quest'ora si sarebbero convertiti e avrebbero fatto penitenza. Qui invece l'azione malvagia di Cafarno non ha voluto fare penitenza, non hai ascoltato il Figlio di Dio che è venuto a predicarti. E tu Corazin, tu Betisaida, tu Corazin, credi di essere esaltate fino al cielo perché sei una città sacerdotale? No, fino all'inferno sprofonderai, perché è passato in mezzo a te il Figlio dell'uomo, ha operato miracoli e tu non ti sei convertito. Ecco, non abbiamo per scontato che noi siamo a posto, e guardiamo con occhio di commiserazione gli altri che non hanno avuto la sorte stessa nostra, perché a chi è stato dato molto, molto sarà chiesto, a chi è stato dato poco, poco sarà chiesto. Dio sarà indulgente verso i lontani che non hanno avuto la sorte che abbiamo avuto noi, sarà duro verso di noi, più esigente per noi che abbiamo avuto tanti mezzi di salvezza, che abbiamo visto le meraviglie del Signore, che abbiamo toccato con mano, senza nessun nostro merito, quello che Dio ha fatto. Abbiamo toccato,
veduto, ascoltato Dio. E allora in misura di quanto ci è stato dato, sarà a noi misurato il giudizio, un giudizio severo, mentre per gli altri ci sarà un giudizio più blando, lo dice il Vangelo. Quando il Papa fece un discorso sui lontani, faceva questa osservazione: tanti di voi dicono, poveretti questi lontani, come si salveranno? Poveretti questi lontani che non hanno i mezzi di salvezza, non hanno ascoltato la parola di Dio, come si salveranno? Come si salveranno? E Papa diceva, non preoccupatevi di loro, come si salveranno? Preoccupatevi piuttosto di voi, come ci salveremo noi? Perché agli altri lontani penserà Dio, Dio grande e clemente, ma noi dobbiamo pensare noi, che abbiamo i mezzi datici da Dio, per cui non siamo preoccupati per la salvezza degli altri dei lontani, ma preoccupiamoci per la nostra salvezza. Preoccupiamoci di noi, non pensiamo a salvare gli altri quando ancora noi non siamo sicuri di salvarci. Questa considerazione ci deve tenere così in guardia contro qualsiasi illusione e deve spronarci a camminare bene e a corrispondere alla grazia di Dio. Oggi si è ascoltata la voce del Signore, non vogliate indurire il vostro cuore. E allora Ninive, Ninive era una grande città, 3 giorni di cammino, un'immensa città. Il Signore ha pietà di Ninive, una città pagana, ma il nostro Dio è il Dio dei pagani. Non è soltanto il Dio dei cristiani, leggete i profeti, nei profeti ci sono i messaggi di Dio alle nazioni pagane, i grandi profeti hanno molti, moltissimi messaggi per i popoli pagani, Dio si occupa dei pagani, quel Dio che ha fatto uscire Israele dall'Egitto, ha fatto uscire i filistei da Chirro, è un testo della scrittura, cioè come Dio ha fatto uscire Israele dall'Egitto, ha fatto uscire anche i filistei da Chirro, si è occupati anche dei filistei, si è occupati di tutti gli altri popoli. Non piangiamo sugli altri popoli lontani, piangiamo su di noi, agli altri ci penserà Dio, perché Dio è infinito nella sua misericordia, salvò Ninive, ma noi non sappiamo se possiamo salvarci, perché tante grazie abbiamo ricevute e tante grazie sono cadute nel vuoto. Qui Ninive era una grande città e Dio mandò Giona, sulle prime si schermì, da compiere il mandato di Dio, non ci voleva andare. Perché non ci voleva andare? Perché conosceva Dio. Il profeta conosce Dio. Conosceva Dio e non ci credeva tanto a quello che Dio diceva. Ancora 40 giorni e Ninive sarà distrutta. Sì, voglio vedere se tu distruggerai Ninive. Ti conosco bene chi sei, basta una lacrimuccia, basta un pentimento e tu
resterai con le mani in mano e io che figura ci faccio? Ah no, me ne vado. E fuggì dalla faccia di Dio. Si imbarcò verso Tarsis, per la Spagna, una nave che andava in Spagna, figuratevi, così. E il Signore mandò la tempesta, sapete tutto, quello che avvenne, fu calato nel mare, fu ingoiato da una grande balena o da un grande cetaceo, e lì, nel profondo del mare, cominciò a pregare il Signore. Il Signore lo vomitò, dopo 3 giorni, intatto, sulla riva del mare, cioè che porta poi a Ninive, con un viaggio di 3 giorni, e gli disse, torna a Ninive e non fuggire. E così per la seconda volta, giorno dopo quell'episodio che mise la pentaglia alla sua vita, andò a Ninive, con grande fuoco, il fuoco dello Spirito, cominciò a predicare ancora 40 giorni e poi Ninive sarà distrutta. Credettero i Ninivite alla parola di Giona, credettero, si convertirono, fecero penitenza, cominciarono a fare digiuno, cominciarono a battersi il petto, a coprirsi di cenere, e la notizia raggiunge fino al trono, fino al re di Ninive, il quale costernato fa il decreto, tutta digiuna, anche gli animali, non berranno e ne mangeranno per 3 giorni, e neanche noi, non mangeremo e non berremo per 3 giorni, vestiamoci di sacco, cospargiamoci di cenere, andiamo per le strade a gridare a Dio, chissà che Dio non si impietosisca, e Dio si impietosì. E salvò Ninive. Quando il profeta che aspettava sulla collina di fronte a Ninive la caduta della città non vede cadere il fuoco sulla città, è un po' deluso. Aspetta, vediamo se cade questo fuoco, vediamo se crollerà tutta Ninive, ma voglio vedere lo spettacolo. Ma il Signore non fece cadere il fuoco, non mandò il terremoto, e allora era indispettito. E cominciò a dire, ti conoscevo chi sei, ti conoscevo chi sei, un Dio misericordioso, un Dio che ha una lacrima, subito si mette mano alla bontà, e tutte le parole dette prima non valgono nulla. Che brutta figura mi hai fatto fare. Ed era indignato. Il Signore lo calmò e gli disse perciò, tu ti adonti, c'era una pianta di ricino che era seccata, tu ti adonti per una pianta, tu sei così arrabbiato, e io non dovevo avere cura di 120 bambini, 120.000 bambini, è una città enorme, che non conoscono la destra o la sinistra, se ancora sono bambini. Non doveva avere io cura di tanti animali che poi non hanno colpa. E per amore dei bambini, per amore degli animali, ho ascoltato il grido dei Ninivite, i quali dopo tutti hanno riconosciuto il loro peccato e hanno chiesto perdono. E qui finisce il libro. È il libro della misericordia di Dio, del trionfo della misericordia di Dio sulla grattezza umana. Dio ha misericordia per quelli che si pentono, ma per quelli che non si pentono, il giudizio di Dio sarà inesorabile. Per questo Gesù dice nel Vangelo, questa generazione è una generazione malvagia. Giona fu un segno per i Ninivite, anche il figlio dell'uomo sarà un segno per questa generazione. 3 giorni morto e poi risorgerà. Quelli di Ninive
nel giorno del giudizio sorgeranno insieme con questa generazione e la condanneranno, perché essi alla predicazione di Giona si convertirono e voi non vi convertite, eppure io sono più grande di Giona. Se il Signore ci interpella oggi e ci richiama, è segno che corriamo pericolo anche noi, perché noi siamo convinti che non corriamo pericolo, non corriamo rischio, no, noi corriamo rischio, corriamo pericolo, ce lo dice Gesù, e noi dobbiamo credere alla parola di Gesù, e il rischio è nel non convertirci, nel non ascoltare la parola del Signore, nel non amare Dio, nel non amare il fratello. Lì è il rischio. E allora ecco che questa sera il Signore ci chiama alla conversione del cuore, a cambiare vita, a cambiare atteggiamento verso di Lui, atteggiamento verso gli altri, perché dove casca l'asino è appunto l'altro, il fratello. Non ci amiamo come Dio vuole che ci amiamo, non ci perdoniamo in fondo al cuore, siamo sempre in sospetto gli uni degli altri, ci guardiamo gli uni dagli altri, non abbiamo il cuore aperto verso gli altri, e dobbiamo pur sapere che noi tanto amiamo Dio quanto amiamo il fratello. Non ci illudiamo. Quanto tu ami Dio? Infinitamente. Vediamo. Se infinitamente tu ami il fratello, segno che infinitamente ami Dio. Perché tanto l'amore per Dio quanto l'amore per fratello. Tu ami Dio quanto tu ami il tuo fratello. Quello è il testo. Banda allora l'illusione. Io sono con Dio, io amo Dio, io mi espando con tutto il cuore davanti a Dio, adagio. Possono essere emozioni, possono essere sentimenti, possono essere buoni propositi, ma la realtà deve avere la prova. E qual è la prova? Se tu ami altrettanto il tuo fratello, è come il liquido messo così nella boccetta, che conserva sempre il medesimo livello, tanto da una parte, tanto dall'altra parte, tanto ami Dio quanto ami fratello, tanto ami fratello quanto ami Dio. Per cui Dio che non si vede, Dio che non si tocca, Dio che per noi è evanescente, può essere per noi come l'essere misterioso che noi amiamo, diciamo di amare, ma non abbiamo la prova dell'amore di Dio. La prova dell'amore di Dio, ce lo dice così la scrittura, è l'amore del fratello. Tanto tu ami Dio, quanti ami il fratello? Diciamo l'ultimo dei fratelli. Per cui se tu non ami tuo fratello, se tu ti estrani dal fratello, se tu non ti curi del tuo fratello, non ti curi di Dio, che vuole essere amato nel fratello, vuole essere raggiunto nel fratello, visto nel fratello, lì è il banco di prova, se veramente tu ami Dio. E allora quanto noi ci amiamo fratelli e sorelle, ci amiamo svisceratamente, dice Giovanni, come Gesù ha dato la vita per noi, così anche noi dobbiamo essere pronti a dare la vita per il fratello. Chi di noi è pronto a morire per il fratello, a dare la vita? Ma quando mai? Ci sparliamo. Se ci possiamo arrivare di mezzo, lo facciamo. Le vedi tu che mi ci metto io, altro che morire per il fratello. E allora bando alle illusioni,
Banne le illusioni. L'amore del prossimo, l'amore del fratello. Non del fratello lontano, perché è facile amare lì, i curdi, gli ottentotti, i kosovari, sì, è molto facile. Ami il fratello che ti sta vicino, quello che stai accanto, quello che non puoi sopportare, quello che non puoi vedere, quello devi amare. Ama tuo padre e tua madre, abbi cura di loro. Ama i tuoi figli che tu tante volte bistratti. Ama tuo cognato, tua cognata, tua suocera, quelli sono più vicini a te. Ami il tuo amico, la tua amica, la tua nemica, quelli con cui tratti. Ama tutti quelli del gruppo, quelli che ti stanno vicino, che tu non vorresti avere vicino, che tu eviti, quelli devi amare. E devi amarlo come ami Dio. Perché tu ami Dio tanto quanto ami tuo fratello. Questa è la verità. E allora bando all'illusione. Siamo dei pericolosi illusi, dei pericolosi illusi. Battiamo le mani, cantiamo, eppure il Signore ci dice: quando voi venite a calpestare qui i miei atri, venite a calpestare qui il suolo del salone della noce, io mi turo gli orecchi per non sentire, mi turo gli occhi per non vedere. Potrebbe anche dire questo. Se non vede Dio l'amore in mezzo a noi, è l'amore che ci salva, l'amore che perdona, l'amore che ci fa vicini gli uni agli altri, l'amore che ci fa sopportare tutto, l'amore che ci porta in comunità e ci fa trovare la gioia nella comunità, l'amore che non ci fa fuggire per conto proprio, perché portiamo mille scuse per non venire in comunità. Io c'ho questo, io c'ho quello, c'ho quello, c'ho quello. Mentre il luogo dove troviamo Dio, il luogo dove Dio ci attende. E allora apriamo gli occhi. Signore, perdonaci e fa che noi non ci illudiamo, ma con timore e tremore facciamo sicura la nostra vocazione e la nostra elezione, come dicevi il tuo apostolo San Pietro. Amen.